Benvenuti in questo brevissimo tutorial. Volevo parlarvi della distorsione delle immagini. Ho scoperto studiando il camera tracking che Blender può essere utilizzato fra le innumerevoli cose per cui può essere utilizzato anche per raddrizzare foto e video. Cosa vuol dire raddrizzare? Intendo dire rimuovere le deformazioni che alcuni obiettivi hanno nel catturare la luce, cioè quando la luce entra all'interno dell'obiettivo viene distorta. Questa distorsione rende le linee che normalmente sono dritte in linee curve. Questo difetto si nota particolarmente quando si fotografa ad esempio un edificio, in generale nella fotografia architettonica. E eliminare questo difetto può essere molto utile, intanto nel camera tracking va bene, ma anche in tanti aspetti della fotografia. I volti appaiono più naturali, le case appaiono dritte, scusate se poco. Faccio questo tutorial anche per ricordare a me stesso questo procedimento, perché tra una settimana me lo sarò già dimenticato, non sono cose che si fanno tutti i giorni, quindi lo registro e magari può essere utile anche a qualcun altro. Il primo passo è quello di importare una foto all'interno del Movie Clip Editor. Facciamo clic su Open e anziché selezionare un filmato, andiamo a selezionare una fotografia. Ecco, vedete, in questo caso si nota molto bene la distorsione che abbiamo qui sulla sinistra. In genere la deformazione dell'obiettivo si nota di più sui bordi della foto. In questo caso ho utilizzato un 18 mm, quindi andiamo a inserire questa informazione qui sulla destra, Lens, andiamo a inserire il valore 18 mm. Non è cambiato assolutamente nulla. Dov'è che adesso andiamo ad agire? Intanto facciamo vedere la griglia. Ecco, questa è la griglia dell'immagine, che dovrebbe essere, diciamo, la griglia ideale di un obiettivo perfetto in cui non ci sono distorsioni. Se andiamo a modificare il valore qui, K1, vediamo come la griglia si deforma. Ecco, queste sono le deformazioni tipiche di un obiettivo. Ovvio che migliore è l'obiettivo e minore sono le distorsioni. Come fare per capire qual è il valore K1 da dover applicare? Facciamo clic intanto qui su Calibration e andiamo a disegnare una linea. In Grease Pencil facciamo clic su Line e disegniamo una linea, ad esempio qui sulla colonna. Vedete che questa linea è stata curvata come la casa. Se io adesso tolgo la spunta su Calibration, vedete, la linea è tornata dritta. Quindi io praticamente abilito o disabilito la deformazione dell'obiettivo. Deformazione che viene applicata in base al valore K1. Quindi io più lo accentuo e più questa deformazione si rende evidente. Quindi in poche parole posso utilizzare proprio la mia linea per capire qual è il valore K1 da utilizzare. Un'altra linea di riferimento potrebbe essere quella del tetto. Quindi disegniamo una linea che va da qua a qua. Ovvio che più la linea è lunga e più mi consente una modifica precisa, infatti vedete che non è proprio corretta. Proviamo a modificare nuovamente il valore K. Vedete che adesso la linea combacia con il tetto. Quindi con una distorsione K1 di meno 0,061, in teoria io dovrei raddrizzare la mia foto. Per essere ancora più preciso, eseguo uno zoom. Per effettuare piccoli spostamenti, vi ricordo che bisogna tenere premuto il tasto Shift. Proviamo anche in questa linea, magari un po' più spostato, così me ne rendo conto meglio. Direi che ci assomiglia abbastanza. A questo punto possiamo eliminare le nostre linee e possiamo fare clic su Render Undistorted. Togliamo la griglia e vedete che la foto è stata raddrizzata. Questa era la foto prima e questa dopo. Vedete come le linee si sono raddrizzate, quindi non abbiamo più questa distorsione. Quindi sappiamo, almeno adesso io so, che con la mia macchina fotografica e con l'obiettivo che ho utilizzato, utilizzando un fattore K1 di meno 0,06, riesco a raddrizzare la foto. Questo è un dato che probabilmente potrò utilizzare anche in altre foto, adesso farò i miei esperimenti, ma probabilmente questa è una costante. Utilizzando altri obiettivi, ovviamente il valore K1 cambierà. Bene, ho realizzato la mia foto, adesso la devo naturalmente salvare, devo esportare. Come fare? Vado qui, abilito il proxy, disabilito Build Original, non mi interessa, faccio clic su Build Undistorted, 100%, qualità quello che voglio. Cosa vuol dire?
che adesso, facendo clic su Build Proxy, Blender mi esporterà l'immagine raddrizzata, quindi undistorted, raddrizzata, con la dimensione del 100%. Stessa cosa se io utilizzassi un filmato. Se io utilizzavo un filmato anziché una foto, adesso mi avrebbe esportato il filmato. Faccio clic su Build Proxy e a questo punto, in teoria, dovrei trovarmi all'interno del mio computer l'immagine raddrizzata. Andiamo a vedere. Ecco l'immagine, si chiama 00001 JPEG, probabilmente prende il nome del frame, ed è raddrizzata. Con lo stesso identico procedimento possiamo raddrizzare i filmati. Spero di essere stato utile, sicuramente sarò stato utile a me stesso, perché io già domani non mi ricordo più niente. Grazie e a presto.